Faccio una brevissima biografia di Fabio, che è naturalmente molto giovane, come vedete, ha circa 30 anni, non so se compiuti. È nato a Ferrara, si è diplomato in regia all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, la Silvio D'Amico, con uno spettacolo peraltro molto bello, che è da Pierpaolo Pasolini, Bestia da stile, nel 2015. Ha allestito altre opere, Il giardino dei ciliegi da Chekhov, L'illusion comique da Racine, Il borghese gentiluomo da Molière, quindi un rapporto anche privilegiato con la drammaturgia francese. Dal 2016 è assistente per molte opere di Giorgio Barberio Corsetti, che è uno dei registi più significativi del panorama teatrale italiano. Quest'anno ha peraltro messo in scena un altro progetto, si chiama Quattro interni di Labiche, dalla Biche, con gli allievi e registi della Scuola d'Arte Drammatica di Roma. Questa è in brevissima sintesi la bio di Fabio. Passo subito la parola a Claudia Cannella, direttrice di Istrio e corrispondente del Corriere della Sera. Good afternoon. We are meeting Fabio Condemi, who last year won the call for young directors under 30 years of age. Fabio Condemi graduated at the Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico in Rome with a very nice show from Pierpaolo Pasolini in 2015. He has also staged works by Chekhov, Racine, Molière, and since 2016 he has been the assistant of Giorgio Barberio Corsetti, who is one of the most prominent Italian directors. And this year he has started working on a specific project with students from the School of Dramatic Art of Rome. And now I give the floor to Claudia Cannella, who is the director of Istrio and writes for several daily newspapers, such as the Corriere della Sera. Grazie e buongiorno a tutti. Vorrei sottoporre Fabio, come spesso faccio con gli artisti più giovani, a un sovrappiù di informazioni riguardo la sua identità e la sua formazione. Allora, formazione stabile di Genova, Accademia Silvio D'Amico. E che altro? Che cosa è stato importante nella tua formazione, oltre a queste due fondamentali accademie? Che cosa ti sei portato appresso nelle tue prime esperienze lavorative? So I would like to start, as I usually do, with young people by asking Fabio some more information about his education, his training. So you started at the Teatro Stabile in Genoa and then the Accademia d'Arte Drammatica in Rome. What else have you done? What else has been important in your training? Salve. Allora, oltre a queste due accademie, la cosa più importante per me forse sono state le due città dove ci sono queste accademie, perché è stato molto importante per me scoprire Roma, dove c'è l'Accademia d'Arte Drammatica, e poi perché io sono andato prima a Roma studiare per un po' di tempo all'università, lettere, e poi mi sono trasferito a Genova e ho fatto un anno di stabile. Ed è stato molto importante viaggiare, scoprire la città di Genova e tutte le persone che stavano lì allo stabile, ma anche fuori, girare la città e prendere da quello. Poi tra l'altro è stato un anno particolare, sono arrivato che c'è stato uno di questi acquazzoni terribili, quindi sono arrivato in una Genova devastata e ho cominciato a scoprirla mentre si stava un po' riprendendo da questo nubifragio. E questo lo dico perché le scuole hanno sempre un aspetto almeno per me, cioè, è importante, ma anche di una certa chiusura, e
Invece per me, per esempio, dentro lo stabile di Genova, poter cominciare a scoprire la città e portarmi dietro delle cose, anche andare a vedere teatri diversi da quelli, insomma, dal teatro, da quello che veniva proposto al teatro stabile, è stato molto importante. E poi il ritorno a Roma, anche lì, l'Accademia è stato un periodo dove sono successe tante cose, insomma, mi sono perso e anche un po' ritrovato grazie ad alcuni incontri che ho fatto. First of all, apart from the academies, also the cities where the academies are located were very important to me. First of all, I discovered Rome. I come from Ferrara, and I went to Rome 1 year to study at the university there. And then I went to Genoa, and I started studying at the Teatro Stabile. And so traveling there, discovering the city, the people has allowed me to have the impression to gain an overwhelming impression of the city. And moreover, I arrived in the city after one of those terrible rains that had devastated the city. So I discovered a city which was actually recovering. And I always have the impression that schools are, even though they are important, they are some kind of closed environment. But the Teatro Stabile in Genoa, on the contrary, could discover not only the theater but also the city and also what was happening in other theaters. And then I went back to Rome, and in Rome I was a little bit lost, but then I could find my way. Allora, continuo con le domandine che sembrano un po' sciocche e un po' un gioco, però attraverso questo gioco in modo sintetico costruiamo un po' qual è il tuo gusto, lo raccontiamo un po' qual è il tuo gusto. Quindi, velocemente, film preferito, regista, aspetta, facciamo l'elenco così poi Carla traduce e poi film preferito, registi preferiti, attori preferiti. Artisti, musicisti, piatto di cucina, sport se ne fai e infine segno zodiacale che è fondamentale, And then I continue with my very little and silly questions, but it's a way for me to get acquainted with you. So your favorite film, your favorite director, your favorite actors, your favorite musician, your favorite meal, your favorite sports, and also your zodiac sign, which is essential. Allora, se mi ricordo bene, dunque, uno dei miei registi preferiti è un regista portoghese che si chiama José César Monteiro e ha fatto un film stupendo che si chiama La Commedia di Dio. Credo che sia uno dei miei film preferiti. Poi ce ne sono altri, ma questo mi viene in mente perché ci ho pensato per questo lavoro su Walser. E per quanto riguarda gli attori, uno dei miei attori preferiti è l'attore con cui sto lavorando, che si chiama Gabriele Portoghese. E per quanto riguarda i musicisti, ma direi Messiaen, Bach e Elliott Smith. E poi per quanto riguarda artisti, arti figurative, ma mi piace molto Beuys e mi piace molto Masaccio. E poi, sì, allora, il piatto mi piace la pasta col pomodoro e la piadina. Sport, mi stresso molto, è uno sport che di solito funziona, insomma. E il segno zodiacale è Gemelli.
So my favorite director is a Portuguese director, Monteiro, who has directed The Comedy of God, is the translation of the title into English. I do not know if this is the official title. And then in English, I don't know. Sì. And then my favorite actor is the one I'm working with right now, it's Gabriele Portoghese, musician Messian Bach and Daniel Smith, visual artist Boys and Masaccio. My favorite meal, the pasta al pomodoro with pasta with tomato sauce and the piadina, which is a typical sandwich of his region of origin. And the sports, I get stressed a lot, and then I am a Gemini. E cosa fai quando non fai teatro? Hai delle passioni, degli hobby, delle altre attività perché magari non campi di teatro? And what do you do when you are not in the theater, working for the theater? Have you got any passion, any other activity also, because maybe you do not earn your own living with theater? Leggo. Mi piace molto leggere. I like reading. E riesci a campare facendo teatro? And can you earn your own living with theater? Pian piano sì, questo grazie anche al fatto che finita l'accademia ho cominciato a fare da assistente a questo regista che si chiama Giorgio Barberio Corsetti, e quindi parallelamente al lavoro che faccio io come regista ho cominciato a fare dei lavori con lui anche per teatri un po' grandi, tipo l'Opera di Roma o Siracusa, insomma. Questo mi consente pian piano di lavorare facendo, di vivere facendo questo. Yes, little by little, also because after finishing the Academy in Rome, I started working as an assistant to Giorgio Barberio Corsetti, and so I could direct my own works and assist him. And thanks to my collaboration with him, I can work in big theaters such as the Opera in Rome, the theater in Syracuse, and so little by little I can earn my own living. Ecco, non so se Giorgio Barberio Corsetti è per te un maestro, ma mi aggancio a questo nome per chiederti quali sono i tuoi punti di riferimento ideali, oppure persone con cui hai lavorato nel mondo del teatro, ma anche al di fuori del mondo del teatro. So I do not know if Giorgio Barberio Corsetti is a master for you, but I would like to know who are your ideal references or people with whom you have worked within the theater universe or outside it. Allora, per quanto riguarda Giorgio, devo dire che non conoscevo il suo lavoro bene prima di incontrarlo, però insomma, è stato molto importante per me, non so neanch'io, perché il termine maestro è particolare, non so neanche se a Giorgio piacerebbe, però sicuramente quando è arrivato in Accademia Giorgio è arrivato con una forza e proponendoci di lavorare liberamente su Pasolini, è arrivato con tutti questi testi di Pasolini, ancora mi ricordo, con tutti questi libri, dicendoci adesso vi leggete questo e poi lavorate tranquillamente su quello che vi interessa. Lui veniva da uno spettacolo fatto in un campo di calcio dove c'erano dei pezzi di Pasolini, insomma, e quindi per me è stato un momento per me in accademia fondamentale, e poi da lì ho voluto cominciare a seguirlo, e seguendo Giorgio ho imparato e imparo tantissime cose. I didn't know Giorgio Barberio Corsetti's work before meeting him, but I think that meeting him has been essential for me, and I don't think he would like to be called the maestro master. Anyway, when he arrived at the Accademia, he
was so strong and it really changed things. And he proposed us to work with works by Pier Paolo Pasolini, and he gave books to us and he said, you read them and then you start thinking of how you can work with them. And he had just finished a work on a football court, and so and there were pieces by Pier Paolo Pasolini on that during that experience he had. So it was so important for me, and so I think that I have learned a lot thanks to him, and I keep learning a lot with him. Invece per quanto riguarda altre persone, direi che è stato importante gli incontri che ho fatto in Accademia. C'è stato modo di incontrare Lorenzo Salvetti, che era il direttore dell'Accademia, ma anche Victor Baudot, che è passato di là, Declan Donnellan. Insomma, sono stati degli incontri importanti. Però per quanto riguarda il mio lavoro di regista, devo dire che la lettura e soprattutto alcuni libri che non c'entrano con il teatro mi danno di più rispetto a leggere l'attore il bersaglio, non lo so. Cioè, per esempio, faccio un piccolo esempio, adesso ultimamente ho letto un libro di fotografia, direzione di fotografia di Ghirri, e che ho trovato una delle letture più inerenti al teatro per me di quest'ultimo periodo. Quindi è più quello che insomma, che persone o libri legati al teatro. And well, of course, I have met many other people. In particular, at the Accademia, I met the director of the Accademia, Salvetti, and then Baudot. And but for my work as a director, I think that reading books is really essential. For instance, I have recently read a book about photography, about Ghirri, and I think that this book is more relevant to my work as a director than anything else. E conservi qualche ricordo della tua prima volta a teatro come spettatore? E già che ci sono, quali sono gli spettacoli di cui conservi un forte ricordo, nel bene o nel male? And so, do you have any memory about your first time at the theater as a spectator? And any show, do you remember any show in particular, either for its good characteristics or negative characteristics? Allora, della mia prima volta in teatro devo dire che potrei cercare di ricordare, però visto che non mi viene mai in mente, vuol dire che non è molto importante, mi piaceva di più la musica. E per quanto riguarda invece gli spettacoli, voglio dirne due che mi hanno colpito molto, molto diversi però. La prima volta che ho visto entrare in scena Carlo Cecchi a Genova, faceva Il sogno di una notte di mezz'estate, e a parte gli attori, appunto anche lì c'era Gabriele, c'era Luca Marinelli, però mi ricordo che in questo teatro deserto, perché c'era freddo, è entrato in scena Carlo Cecchi e è successo qualcosa. È stato un momento, tra l'altro è entrato in scena non contento del freddo che c'era in teatro, è tornato di là e si è messo una sciarpa, insomma. Però è stato teatralmente un momento molto importante. E l'altro spettacolo visto dal vivo è stato Four Seasons Restaurant di Romeo Castellucci, che per me è stato devastante, molto bello. E già che ci sei, se ti ricordi il primo testo teatrale che hai letto. Non me lo ricordo. Il titolo dello spettacolo di Castellucci si chiama Four Seasons Restaurant. Grazie.
Well, I have no memories about my first time at the theatre, so I think that it was not important. I preferred music. And as far as the shows are concerned, there are two shows. First one is in Genoa when I saw Carlo Cecchi entering on stage. He was playing in A Midsummer's Night's Dream. And of course, there were many other actors, but seeing him was really astonishing, and something happened within me, and that the theater was so cold that he went back to get a scarf, but something happened on that occasion. And then something which was devastating to me was a show by Romeo Castellucci, Four Seasons Restaurant. And as far as the first theater text that I have read, I have no memory in this regard. E poi un giorno che non ricordo, di immagino circa un paio d'anni fa, uscì il bando per i registi under 30 della Biennale di Venezia. E ci puoi raccontare la tua esperienza da quando avresti occasione di leggere il bando fino ad oggi, e che cosa questa esperienza ti sta lasciando e perché è stata, suppongo, importante per la tua formazione? And then 2 years ago, sometimes 2 years ago, the call of the Biennale for young directors was published. So can you tell us something about your experience since you read the call until today, and what you are learning, and what kind of lessons you are learning from it? E invece lì la prima cosa che ricordo e che rispetto ad altri bandi che avevo letto, non so perché, forse per come era scritto, per come era presentato, ho sentito immediatamente che c'era una sorta di... cioè che potevo veramente dedicarmi a un progetto in maniera libera, non so se è la parola giusta. Comunque ho sentito... leggendo quel bando ho detto voglio provare, perché sento che c'è qualche cosa, per come viene presentato questo bando, per cui posso mettermi a fare un lavoro, per esempio, su un romanzo, su una cosa che veramente mi interessa. Well, I had immediately the impression that that call was different from the others. I immediately felt that I could devote myself to freely to work on a project, that I could work on something which was particularly interesting to me. E così ho cominciato a lavorarci, perché questa è stata questa prima parte, che poi è andata bene. Poi una cosa molto importante, nella seconda parte ero a Trieste ed ero con questo mio amico, collaboratore, artista, regista, che si chiama Fabio Kerstik, ed eravamo insieme, e mi ricordo che è arrivata, insomma, la risposta positiva della primissima fase, che consisteva nel presentare il progetto, se non sbaglio, soltanto il progetto, scrivere che cosa, su che cosa si voleva lavorare, insomma, dare un'idea. Ed è nata insieme a Fabio poi questa cosa, a Kerstik, nel senso che a Trieste gli ho detto: guarda, sono passato adesso a lavorare su Walser, che era un autore che lui conosceva anche bene, e quindi da lì è cominciata questa collaborazione, in cui lui si è occupato di tutto l'aspetto visivo, ma è un aspetto in realtà drammaturgico, cioè si è occupato di tutto quanto riguarda il modo di lavorare sulle immagini che sono presenti in Walser. Poi se volete vi dico un attimo in che modo ci abbiamo lavorato, e poi insomma è da lì è nata questa cosa. E poi c'è stata la presentazione, e la presentazione di 30 minuti di questo lavoro, che si chiamava al tempo Il sonno del calligrafo, perché come si chiamava, come il
titolo di un saggio di Roberto Calasso. So everything started when in Trieste I received the information that I had gone through the first step, and I was there with a friend, Fabio Kersik, and the first step consisted just in the submission of a written project. So I spoke with Fabio, and I asked him if he wanted to work with me, to collaborate with me, also because he knew Walzer quite well. And so we started working in particular on the visual aspects of the work, on the different images. And then we presented a work, and it was a 30 minutes presentation of a work by Roberto Calasso, The Time and the Sleep of the Calligrapher, would be the translation into English of the Italian title. E lì il lavoro, insomma, e poi c'è stata questa menzione speciale, che è stata molto importante, anche perché anche lì, come quel bando all'inizio mi aveva così colpito per una certa puntualità, anche la menzione mi ha colpito molto per le parole che sono state usate nella menzione. Cioè, veniva detto che insomma, la menzione era per una inaspettata ironia e rigore nel trattare Walzer. Queste due parole mi hanno lusingato, non so come dire, insomma, mi hanno colpito perché sono due parole importanti per me. E c'era anche una, sempre nella menzione, veniva detto che la cosa importante era dar vita a dei progetti che avessero a che fare, che si confrontassero anche spaccandosi la testa con la grande letteratura. Questo a me, insomma, ha fatto molto piacere, perché erano delle parole che mi hanno colpito, mi hanno toccato. And because I really trust that it is, I really believe that it is important. So I was quite happy of this mention, and it was very interesting for me also, because we had the opportunity of working on different projects related to major literary works. Allora, abbiamo nominato Robert Walzer e non possiamo spifferare troppo dello spettacolo che debutta questa sera, però credo che un paio di indicazioni su Jacob von Gunten, che è il romanzo da cui trae ispirazione, da cui hai ricavato il tuo spettacolo, tu le possa dire molto sinteticamente l'argomento e che lavoro hai fatto di drammaturgia per trasportare un romanzo come quello alla scena. Well, we have mentioned Robert Walzer, and without making any spoiler about tonight's show, I think that we can say something about Jacob von Gunten and also the topics you are dealing with, and the dramaturgy, the playwriting methods you used to transpose this literary work into theater. Brevemente voglio partire dal primo nome che è stato fatto, cioè Robert Walzer, che è il principio ed è veramente la parte iniziale del lavoro, tra l'altro è presente in scena in un ritratto, perché prima di Jacob von Gunten per me c'è stata la scoperta di questo autore, Robert Walzer, che, insomma, vi invito, se non lo conoscete, è una lettura interessante, un autore che ad un certo punto della sua vita ha preso e è andato in un manicomio volontariamente per 25 anni, si è rinchiuso in questo manicomio a Herisau e lì ha vissuto fino alla sua morte, non facendo altro che lucidare le posate, fare lavori umilissimi, e poi andava a passeggiare
e ad un certo punto nel Natale del 56, in una di queste passeggiate, è morto sulla neve. C'è anche una foto molto famosa, insomma, del corpo di Robert Walser morto sulla neve. E questo è stato, è del 56, nel Natale del 56. E questo è stato il punto di partenza, cioè questo scrittore che si è eclissato mentre in tutta Europa Musil, Kafka, tutti quanti lo cercavano. Cioè Kafka aveva cominciato a dire questo è il più grande scrittore che abbiamo, Musil aveva detto Kafka è un imitatore un po' più basso rispetto a Walser, insomma, e invece Robert Walser era chiuso in questo manicomio e non voleva assolutamente che nessuno si ricordasse di lui come scrittore. Questo è stato l'inizio del lavoro su Walser. Well, Robert Walser was the beginning of everything, and I really recommend that you read his works. This author decided to spend 25 years, his tw last 25 years of life, in an asylum. And he was spending his time by polishing forks and spoons and walking around. And during one of his walks, he passed away. It was the Christmas of 1956. And there is also a very famous photograph of Robert Walser corpse over the snow. So Robert Walser is the beginning. And in a time in which Musil and Kafka were looking for him, he kept hiding in the asylum. Musil said, Kafka had said that he was the best writer who had ever lived, and Musil said that Kafka was a poor imitator of Walser. And Walser is really the beginning of everything, actually. And he didn't want to be looked for. He wanted to stay calmly in the asylum. E per quanto riguarda Jakob von Gunten, è un romanzo che lui ha scritto prima di andare in manicomio, nel 1909, e anche lì è un romanzo in cui mentre c'erano tutta una serie di cosiddetti romanzi di formazione, cioè in cui un individuo fa un percorso e diventa un individuo, e diventa un'individualità. Robert Walser ha scritto questo romanzo che è stato definito abbastanza giustamente un romanzo di antiformazione, perché parla di un ragazzo e di una serie di ragazzi che si vanno a rinchiudere in questo istituto Beniamenta, gestito da un fratello e una sorella, Lisa e il signor Beniamenta, che insegnano a servire, a essere, dice all'inizio del romanzo, uno zero tondo come una palla. Quindi. E nel romanzo c'è questa continua, cioè è scritto sotto forma di diario, ma non è mai presente una datazione, non dice oggi, ieri, 2 mesi fa, quindi è scritto sotto forma di diario ed è, non, è non, mai, non, non hai mai la percezione di quanto tempo sia passato tra una pagina e l'altra. Però la forza di questo romanzo è sicuramente questo processo in cui un individuo si aliena e volontariamente e arriva ad essere uno zero. Jakob von Gunten is a novel that was written in 1909 before entering the asylum. And at that time, literature was characterized by the story of young people who grew, and literature described this growth. And in Walser, the opposite happens. As a matter of fact, a group of young people enters some kind of school, and which is managed by a brother and his sister, and where they are
taught how to serve, how to be a full zero, a round zero. And the novel is written as if it were a diary, but there is no date, there is no time reference. And the strength of the novel resides in the fact that these individuals decide to alienate themselves until they become a full zero. Per quanto riguarda invece come ci abbiamo lavorato, c'è questo termine che è stato usato per Walser, credo che sia di Walser stesso, che è il metodo della matita. Cioè Walser quando scriveva, lui era un calligrafo, scriveva a penna benissimo, ad un certo punto ha incominciato, c'è un rapporto molto particolare che lui ha con lo scrivere, perché lui ha cominciato con questa scrittura bellissima e quando era in manicomio ha scritto dei fogli, migliaia e migliaia di pagine di romanzi scritti in fogli così piccoli che sono stati che è stato scoperto che era una scrittura, credo, una ventina d'anni fa, perché nessuno pensavano che fossero migliaia di pagine di scarabocchi, invece erano dei romanzi, e quindi è andato da questo tipo di scrittura molto bella fino allo scarabocchio. E soprattutto lui scriveva a matita perché questo gli consentiva, lui diceva, di con la morbidezza della matita di passare da un argomento all'altro. È come leggendo Walser si ha l'impressione sempre che si passi fluidamente da una cosa all'altra e quindi tutto perde di importanza. Ogni cosa, la storia, ci sono delle pagine bellissime, molto, molto alte, si aprono degli squarci sulla storia, sul pensiero, sugli uomini, e poi vengono buttati via con delle battute ironiche, con diminuirsi continuamente, no? Non stare mai su una via, e questo lui chiamava metodo della matita. Quindi pagine visionarie, pagine invece dove sembra non succedere niente. E noi, io e Fabio Kersti, che ci siamo confrontati più che con il romanzo Jakob von Gunten, con questa scrittura di Walser. Cioè abbiamo provato a vedere che cosa succedeva, a portare questo metodo della matita, cioè a vedere cosa succedeva in teatro, seguendo questa modalità, quindi il creare un'immagine, disfarla, niente importante, tutto va avanti, e soprattutto non prendersi mai sul serio, ma in questo girare a vuoto che fa Walser, perché tu alla fine ritorni proprio come lo zero, ritorni a non avere in pugno niente. Ma questa è la forza di Walser, e anche il piacere che dà al lettore, ecco. Allo spettatore bisognava capire in che modo si poteva tradurre questa scrittura. Per questo dico che la drammaturgia che abbiamo fatto è una drammaturgia di immagini e parole. Siamo stati molto attenti a capire quali parole erano giuste da utilizzare, quali pagine del romanzo erano giuste da utilizzare in quest'ottica. Well, and how have we worked? Well, Walser used what he called the method of the pencil. Walser was a calligrapher, so he started by writing his books with a very beautiful calligraphy. But then when he entered the asylum, he wrote thousands and thousands of very small pages. And only recently it was discovered that those pages were actually written and they were not scrabbles. And he used a pencil because he said that the pencil was so mild that it could allow a writer to go from one topic to another, and everything could lose its importance. So there are very beautiful pages. He has written very beautiful pages about history, about theater, about human beings. And then at a certain point, there is some kind of irony which enters
on the page, and everything loses its importance, decreases its importance, and this is the method of the pencil. So Fabio and I first of all started to focus on his writing because we wanted to transpose into our dramaturgy what he had done in his novel by creating images, by doing things so that nothing was important in order to get to that full zero. And Walzer is very nice. It's a real pleasure to read Walzer, and so we wanted to give the spectator the same pleasure that a reader could have. And so we have really focused on images and on words, and we have selected the words that could be used for our dramaturgy, for our work. E che lavoro hai o avete chiesto di fare agli attori per aderire al vostro disegno drammaturgico? And what have you asked the actors to do in order to respect your own project? Principalmente quello appunto di capire in che modo, perché parlavano, cioè. Perché nel romanzo di Walzer è scritto come un diario in prima persona, cioè parla Jacob von Gunther e gli altri personaggi, insomma, sono citati da lui, quindi è sempre la visione che noi abbiamo, tra l'altro distorta, di questo Jacob von Gunther, perché ad un certo punto del romanzo si perde anche la bussola su quello che lui sogna e su quello che lui vive effettivamente. Quindi anche quando parlano certi personaggi nel romanzo si ha sempre l'impressione che se li sia immaginati, o l'impressione, oppure ad un certo punto lo dice lui stesso. E quindi capire in che modo Jacob, il protagonista, poteva portare queste pagine, che sono di pura letteratura, in che modo gli altri due potevano abitare la scena, perché in scena ci sono Jacob e poi c'è Lisa, che è questa istitutrice, è assente invece Beniamenta, cioè il padre, il direttore, non c'è in scena nel mio lavoro, comunque non c'è, c'è tre attori, e poi c'è un altro attore che è uno di questi allievi della scuola. Quindi è stato fondamentalmente capire il motivo per cui parlavano e per esempio perché Jacob si rivolge allo spettatore e ha bisogno di dire quelle parole. Non vorrei dire troppo perché poi si capisce, insomma. Well, we needed to understand why some words are used. And so Walzer wrote his novel as if he was writing a diary. So Jacob von Gunther speaks and mentions the other characters. And sometimes you have the impression that Jacob von Gunther is actually imagining the people, and sometimes he even says that. So we needed to understand how this very high quality literature could be used on a stage, how other characters could be on stage apart from Jacob von Gunther, who is the actual protagonist of the novel. And in my show on stage, I have put on stage Lisa, who is a teacher, Beniamento, who is the owner and the manager of the institution, is
is never present, and but one of the interns is on stage. So it is very important to understand why they use those words, why they speak, and why Jacob von Gunten has the needs that to say those things to the spectators. Bene, prima di lasciare andare Fabio, chiedo al pubblico se ha qualche domanda o curiosità. Any question from the audience? No, perché è morto da più di 50 anni, vero? Any problems with the copyright? Sì, certo, è chiaro, non ci sono stati problemi di diritti. Sì, sì. Devono passare 75, se non sbaglio. Ecco. 75 years. E come avete risolto? So abbiamo chiesto. E vi hanno dato la disponibilità? Sì. Chi era l'editore? È l'editore Adelphi. The publisher is Adelphi, allora, in Italy. Era un editore sensibile. Sì, sì. E lei pubblicherà il testo di questa pièce? No, perché il testo che io sto usando è la traduzione di Adelphi, di Castellani, ma sono veramente... è una riscrittura molto fedele, cioè le pagine che ho usato sono quelle. Sì, sì, certo, grazie. Prego. So, the question was, will you publish your work? And the answer is no, because I am actually using the currently published translation by Castellani, and my use of those pages is really faithful. Ok. Allora, progetti per il futuro, sia di questo spettacolo che di Fabio Regista, dove ti troveremo e con cosa? So, projects for the future, about the show, about you as a director, where can we meet you and with what? Devo dire che per questo spettacolo, insomma, il progetto immediato è questa sera. Quindi... E poi si vedrà insomma come può vivere, come può andare avanti. Mi piacerebbe che riuscisse un po' a girare. E per quanto riguarda me, appunto, come dicevo prima, dal punto di vista lavorativo continuo a lavorare con Giorgio e con Corsetti, e da un punto di vista come regista, l'unica cosa che so è che questo tipo di lavoro che ho cominciato con Jacob von Gunten, cioè confrontarmi in qualche modo non con la letteratura teatrale, ma con qualcosa che non è letteratura teatrale, quindi romanzo, cioè che ha un'altra forma, mi interessa molto, perché mi concede un approccio, chiamiamolo autoriale, e nel rapporto con la pagina scritta, e quindi sto pensando, ci sono una serie di romanzi su cui mi piacerebbe lavorare. Devo dire che per quanto riguarda i testi teatrali, insomma, come il primo che non ricordo. Ma anche non ricordo neanche gli ultimi. Sì, un romanzo che sto leggendo da un po' di tempo è L'invenzione di Morel di Bioy Casares, e sento che lì c'è qualcosa. E un altro romanzo che mi sta colpendo tantissimo è Caput di Curzio Malaparte. C'ha qualche cosa di molto, insomma, che mi torna, cioè non mi torna, che mi colpisce nella scrittura soprattutto. Well, as far as this show is concerned, the future is tonight,
And then, of course, I hope I will be able to go on tour with it. As far as I am concerned, personally, as a director, I'll continue working with Giorgio Barberio Corsetti. And then I think that this kind of work, which I have done with Jakob von Gunten, is particularly interesting. I am much more interested in novels than in theatre text, because they allow me to approach them as an author. And I am quite interested in some novels, such as a novel whose Italian title is L'invenzione di Morel, The Invention of Morel by Bio Casares, and then Caput by Curzio Malaparte. And that these novels are extremely surprising to me because of their writing, because of the way in which they are written. Visto che ami così tanto la lettura e questo tipo di letture, scrivi anche qualcosa che non è strettamente teatrale, lo hai scritto in passato? E da ultimo, dove leggi più volentieri? In biblioteca, a casa? Sì. Grazie. Prego. Cioè, scusa. So, since you like reading so much, I would like to know if you have written something which is some kind of writing which is not meant for theater, and where do you prefer reading, in a library, at home, or elsewhere? Per quanto riguarda lo scrivere, no, io scrivo solo cose non teatrali, però mi piace molto il diario, cioè mi piace molto scrivere in continuazione, insomma, e scrivere delle cose che vedo, ma insomma niente di importante, ecco. Però mi piace molto scrivere, ho dei quaderni dove scrivo a penna e questo. E poi ogni tanto li rileggo, insomma, dà sempre piacere, no? Poi rileggere le cose che si scrive, ci si anche se sono brutte. E invece per quanto riguarda la lettura, allora le letture più belle che mi è capitato di fare sono state né a casa né in biblioteca, ma in dei luoghi, per esempio un giro per le città o insomma sotto i portici, no? Cioè in alcuni posti dove uno si prende, per esempio a Roma andavo sempre vicino a Piramide, e ci sono tutte quelle zone di testaccia, insomma, quelle sono le letture che mi ricordo, che mi ricordo bene, cioè mi ricordo chi stavo leggendo, insomma, pure in dei periodi molto, però all'aperto ho dei bellissimi ricordi. Poi lo studio a casa, ma anche nelle accademie, cioè dei posti a casa di meno. Grazie. Prego. Well, I really write a lot, and I do not write for the theater, and I like writing diaries and telling what I see, and I have several notebooks which I read after sometimes, and it is a real pleasure for me. As far as reading is concerned, I do not read in libraries, not even at home, but I remember, I have memories of having read something specific in some specific places, in some cities. In Rome, for instance, I used to go to Piramide next to the statue, and I have very beautiful memories of what I have read on those occasions. So I like reading in the open air. Altre domande? Any other question? C'è una. Allora, io non ho letto il romanzo, quindi potrebbe essere una domanda idiota, però mi ha colpito molto il fatto che il personaggio da te descritto dice tende allo zero, insomma, a diventare più piccolo. Ed è un po'
cioè mi è sembrata un po' una controtendenza rispetto a quella che è la tendenza media umana contemporanea, quindi mi domandavo perché questo, cioè mi sembra molto interessante la scelta e volevo delle, insomma, qualcosa riguardo. I have not read the novel, so maybe my question is a little bit silly, but I was quite interested by the fact that the character you have described has a tendency towards the zero, the full zero, which is quite unusual for the average human being. So I would like to know something more about this interesting choice. No, no, invece è una domanda molto interessante. Perché anche l'impressione che ho avuto io leggendo il romanzo è stata quella che cioè mi ha colpito, e non so ancora anch'io perché, anche se ci ho fatto lo spettacolo, però mi ha colpito molto come adesso quelle parole che Robert Walser dice, questo diminuirsi, questo voler essere un servo in un mondo in cui vorrei essere uno zero, in un mondo in cui invece la tendenza all'essere a 1, 2, 3, fino al 100, al 1000, questa controtendenza è molto forte, cioè ci parla in qualche modo. Poi la cosa forte di Walser è che ci parla in maniera sempre ambigua, sempre ironica, nel senso che per lui voler essere uno zero e nello stesso tempo escludersi da un mondo in cui c'è l'idea del formarsi, del prevaricare, dell'essere qualcuno è importantissima, e nello stesso tempo è spaventosa, nel senso che alcuni scrittori hanno visto in Walser uno che con una lucidità pazzesca ha detto questi ragazzi all'inizio del Novecento che dicono voglio essere uno zero, voglio servire qualsiasi padrone che mi si presenterà, perché così dicono nel romanzo, fanno spavento, no? Cioè come se lui come scrittore avesse visto qualche cosa anche di quello che stava per avvenire. Però la cosa forte di Walser è questo volersi togliere con leggerezza dal mondo, no? voler essere un passeggiatore. Lui ha scritto questo romanzo che si chiama, un racconto lungo che si chiama La passeggiata. Lui si pone in questa prospettiva e dice io piuttosto vivo il mondo attraverso il mondo e lo servo piuttosto che impormi ed essere qualcuno. Quindi c'è anche un aspetto bello dell'essere uno zero in Walser, un aspetto trasparente. Spero di... Well, I was quite astonished by this wish to be a zero, to be someone who serves anyone who wants to be served. But Walser is usually very ambiguous and also ironic in his description of this decision. And also because there is this idea, which is the opposite of the idea which usually accompanies people who want to become someone. And at the same time, this idea of being a full zero is frightening, but it is as if Walser had seen something which was about to happen in the next future, and it is as if he wanted to be out of the world, to go out of the world in a very light manner. He has also written another novel which is called The Walk, and he says in this novel, I want to leave the world through the world, by serving the world. And I think that this idea is quite beautiful and transparent at the same time. Se non ci sono altre domande, ne faccio una brevissima, Fabio, poi lo congediamo perché ha le prove. Grazie. Senti, hai citato due testi che sono due diari, per quanto mi riguarda.
Una bestia da stile di Pasolini, che è il diario di Pasolini, ultimo scritto, una sorta di testo diario in cui lui si identifica in Jan Palach e Jacob von Gunten. Questa dimensione diaristica, in qualche modo, questo diario, questi diari sono anche i tuoi diari, o no? You mentioned two texts which are actually two diaries. The first one is by Pierpaolo Pasolini, in which he identifies himself in Jan Palach, and the other one is Jacob von Gunten. Are these also your own diaries? Ancora non lo so, io sento che i miei, cioè Pasolini, per esempio, questo diario che tu dici l'ha scritto nel giro di 10 anni, cioè sono continue riscritture, un testo che lui ha scritto in tantissimo tempo. E i miei diari, quello che scrivo io, sicuramente è la forma, io diciamo, mi piace scrivere un po' come in quelle pagine, cioè ci provo. Quelle pagine molto belle di Ceronetti, no? dei viaggi, il diario in Italia, no? Ci sono delle pagine molto belle e provo a scrivere così e poi mi dico tra 10 anni li riguarderò, no? E c'è questa battuta di Wilde che dice no, ma bisogna, uno che legge il suo diario, no? Bisogna sempre avere qualche cosa di straordinario da leggere in viaggio, no? Con il suo diario, quindi io spero un po' in treno, esatto, e quindi... Cioè, mi piace questa, che si accumulino una serie di impressioni e vederle poi crescere, accumularsi semplicemente. Well, Pierpaolo Pasolini wrote that work in 10 years and he kept rewriting it, actually. And as far as my own diaries are concerned, well, I am a little bit like, I'm trying to do something like Ceronetti, and I say maybe in 10 years I'll reread my own diaries. And, you know, Wilde said you always have to at your disposal something extraordinary to read, maybe while you are traveling. So I wait to see what it will give in 10 years, and in the meantime I like seeing those diaries stacking one over the other. Ok, avrai il tempo di scrivere un lungo diario. Grazie Fabio. Grazie. Ciao.